Allo stadio Gambino si affrontano l'Arenzano di Mister Maisano ed il Cereale di Mister Ghigliazza. Da un lato i padroni di casa stazionano al secondo posto a 6 punti dalla Caerese a causa della sconfitta interna contro lo Spedaletti nell'ultimo turno. Cerealese al quintultimo posto invece, anche a seguito della sconfitta esterna contro la Voltrese. Dopo il minuto di raccoglimento per ricordare Simone Canetto, giovane giocatore delle giovanili venuto recentemente a mancare, comincia la sfida. Subito pericoloso il Cereale con questa rovesciata di Corsini, ma il pallone termina alto. Risponde al decimo Pastorino per i padroni di casa. L'Arenzanese si trova completamente solo e scarica un tiro su calcio d'angolo basso dalla destra, ma non impensierisce Brewer. Passano altri 10 minuti e l'Arenzano passa in vantaggio. Ottime geometrie degli uomini di Mister Maisano, passaggio delizioso di Paini e capitan Dentici in sacca, segnando così per i padroni di casa. Rivediamo il replay. Il vantaggio dura 6 minuti, ovvero finché Corsini non raccoglie un cross dalla destra di Quarone in sacca con un perentorio colpo di testa che riporta le squadre in parità. Rivediamo il replay dell'incornata. Doppia occasione a Renzano tra il 32esimo e il 34esimo. Prima Nardo spedisce di poco a lato con un colpo di testa su calcio d'angolo dalla destra. Poi si accende Aurelio. L'ex Genoa se ne va sulla sinistra, serve la corrente Pastorino, il quale però ritarda una conclusione respinta dall'ottimo Brewer. Il secondo tempo si apre con una magia di Aurelio. Il centravanti napoletano infatti raccoglie un pallone dal limite dell'area e scarica in porta con il collo esterno, regalando al pubblico un'autentica gemma e del momentaneo vantaggio ai suoi. Rivediamo il colpo di classe dell'ex genoano. L'Arenzano avrebbe il colpo del capo in canna, ma Paini, servito da un Aurelio superlativo sulla sinistra, si fa ipnotizzare dal solito Brewer, il quale respinge di piede salvando la baracca. Gol sbagliato, gol subito. Il signor Virgilio comanda infatti un calcio di rigore per una trattenuta in area su calcio d'angolo. Si incarica della battuta Faedo, il quale batte Lucia alla sua destra, regalando così il pareggio ai suoi. Al 55esimo Dentici apre un corridoio centrale per Aurelio, il quale avanza incredibilmente e non riesce a segnare. Ottimo riflesso dell'estremo difensore ospite, che rimane in piedi fino all'ultimo e respinge. Passano 15 minuti e comincia una serie di occasioni che l'Arenzano non riesce a concretizzare. Prima Pastorino mette in mezzo dalla sinistra, ma Sanduli strozza troppo la conclusione mancina, bloccata da Brewer. Poi al 75esimo Aurelio pesca da monte nel cuore dell'area, ma il tiro di collo pieno termina incredibilmente alto. 4 minuti più tardi è Sanduli a vanificare l'ennesima assistenza di Aurelio con una conclusione imprecisa che termina in calcio d'angolo. A 3 minuti dalla fine si rifà vivo il Cereale con la spaccata di Quarone su traversone da sinistra di Faedo, conclusione imprecisa che non impensierisce Lucia. Infine al quarto minuto di recupero è l'Arenzano a sprecare ancora un colpo di testa dal cuore dell'area che per poco non regala la gioia dei 3 punti ai padroni di casa. Questa è l'ultima occasione di una partita terminata sul punteggio di 2-2. Cereale più concreto. L'Arenzano non riesce a concretizzare le grandi occasioni ispirate da un sontuoso Aurelio e così la partita finisce con un pareggio.